Ciao a tutti da simhard.com, quest'oggi andiamo a fare l'unboxing del nuovo SSD Samsung 850 Pro, dotato delle nuove V-NAND di Samsung con tecnologia 3D a 32 strati, che vanno a sostituire vecchie memorie NAND, sempre di Samsung, a 20 strati. Ciò comporta una maggiore resistenza al tempo, all'usura per quanto riguarda le memorie e maggiori prestazioni. E inoltre anche una diminuzione dei consumi. Come possiamo vedere dalla parte frontale della scatola abbiamo l'immagine del prodotto con in basso a sinistra la scritta che riporta il nome del prodotto e al di sotto troviamo la scritta Powered by Vunan Technology. In alto a destra troviamo la capacità del prodotto in nostro possesso che è 1 TB. E più in basso invece troviamo un bollino che ci indica che all'interno è contenuto un SSD Samsung. Girando la confezione possiamo vedere il posteriore della stessa e troviamo nella parte sinistra le varie specifiche e caratteristiche del prodotto che viene riportato 5 anni di garanzia, ma Samsung ci ha comunicato che la garanzia è stata portata a 10 anni. E più in basso troviamo la tabella che ci riporta le varie capacità di cui è disponibile questo prodotto, che sono 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. E al di sotto le varie prestazioni in lettura e scrittura. All'altro lato troviamo invece le varie indicazioni per i vari siti web di Samsung in tutti i vari paesi, compreso l'Italia, e più in basso le varie certificazioni del prodotto. E più in basso in tutto troviamo il serial number del prodotto. Aprendo la scatola troviamo al suo interno due manuali Samsung, uno per la garanzia e uno per l'installazione del drive. Ed inoltre troviamo due sticker Samsung SSD. L'SSD Samsung è contenuto all'interno di questo involucro in plastica di colore nero che lo protegge dagli eventuali urti durante il trasporto. Ed ecco qui il nuovo SSD Samsung. Come possiamo vedere, esteticamente è del tutto simile all'840 Pro, cambia solamente il quadrato caratteristico della facciata di questo prodotto che cambia da colore arancione a rosso. Centralmente troviamo il logo Samsung con al di sotto la scritta SSD scritta in esteso, quindi Solid State Drive. Ed inoltre troviamo una freccetta che ci indica dove sono posizionate le porte, cioè l'attacco SATA e SATA Power. Tutto intorno notiamo che l'SSD presenta una verniciatura argentea che lo rende davvero bello alla vista. Inoltre questo SSD è spesso solamente 7 mm, quindi può essere installato anche negli ultrabook e nei portatili più sottili. Girando l'unità, notiamo, faccio un breve zoom, notiamo che è presente uno sticker che riporta la quantità, la capacità del prodotto, le varie certificazioni, serial number, part number, e l'alimentazione del prodotto stesso. Inoltre presenta tre viti per la rimozione del coperchio posteriore, ma facendo questo invalideremo la garanzia. Ed inoltre presenta l'attacco SATA Power e SATA Data. Possiamo dire che per questo video unboxing è davvero tutto e se il video vi è piaciuto vi preghiamo di mettere mi piace e condividere e sottoscrivervi al canale
E dallo staff di Streamhard un saluto, al prossimo video unboxing. Ciao!